Allora, se ci siamo tutti, buonasera, benvenuti alla presentazione di regole del tempo. Primo e, permettetemi di dirlo, credo non ultimo lavoro di questa ragazza che ho qui a fianco, che fra un po' vi presenterò, la giornata di tutti in realtà. Questa presentazione arriva al termine di un importante lavoro di introspezione, di confronto con se stessi e con persone che in qualche modo hanno collaborato alla realizzazione di questo lavoro. Facciamo così, vogliamo romanzo, perché è poi giustamente i nostri ospiti lo spiegheranno meglio, è quanto più vicino si può associare a questo libro, ma solo per una questione meramente pratica, cioè solo per catalogarlo, perché in realtà secondo noi, c'è molto, e spero anche secondo voi, c'è molto di più in questo volume. Accanto a me c'è chiaramente l'autrice, allora lasceremo lo spazio per spiegarci che cosa. E accanto a me c'è la curatrice del libro e l'autrice della prefazione. E più lontano da me c'è l'editore, perché questo volume rappresenta il terzo esperimento che Contatto Edizioni ha voluto fare con il mondo dell'editoria. Mi pregio di essere stato l'autore del primo dei tre libri editati dalla Contatto Edizioni, quindi approfitto anche di un discreto pubblico per ringraziarti a distanza di 3 anni ulteriormente. E io gli lascerei subito la parola, si tratta di Lidia Lucidi, presidente della Contatto Edizioni. Allora, io vi ringrazio tutti per la partecipazione. Che dire di questo libro? Questo è un libro, come nasce? Faccio tutto questo ragionamento poi per arrivare a un'altra mia conclusione. Nasce un giorno Paola, mia moglie, a pranzo, insomma, discutendo del più e del meno, dice: sai, ci sta Giulia, ha scritto un libro, qualcosa del genere. Ma Giulia, uno pensava un po' alla professoressa, no? Io no, Giulia, la figlia di prima, la figlia del quarto ferro. E dico, perché Giulia, me la ricordavo piccolina, per via di Gabriella, che erano amici di famiglia. E mi diceva, ah, cavolo, bello, insomma, è una cosa carina. Dice, vabbè, viene a trovare l'ufficio, il pomeriggio ti viene in ufficio, Giulia. Dico, guarda, così così mi piacerebbe fare un discorso editoriale. E dico, Giulia, ma scusa, ma quanti anni hai? No, non è 18 anni, no, perché ho parlato con un altro, 18 anni. Ho parlato con Paola, così così, diceva, ma ti piacerebbe il libro? No, no, lì non hai capito, questo è il libro. Cioè, voi immaginate un giorno caldo una ragazza di 18 anni che viene, ci ha scritto un libro. Ma non è tanto il discorso del libro, è il fatto che una giovane ragazza, che tu hai visto che è piccolina, diciamo, si è cimentata nella non solo nella lettura ma anche nella scrittura, con tutte le sue idee, perché Giulia poi in quel momento c'era tutte le idee un po' particolari. Dico, guarda, allora, ovviamente io, vabbè, diciamo, come editore sicuro un po' l'aspetto, diciamo, amministrativo, l'aspetto burocratico, l'aspetto delle produzioni, delle cose, ovviamente non sono in grado di correggerlo. E dico, guarda, io ho un'amica, che poi è Donatella, insomma, che poi sono contento che anche nata un'amicizia forte, e dico, se voi lavorate insieme, guardate, non è facile essere uno di oggi, cioè nel senso, voi immaginate una ragazza di 18 anni che scrive un libro, che accetta i consigli da una persona più grande,
Di solito quello di 18 anni non capisce niente, no? Invece l'umiltà sua di sedersi a tavolino, capire, confrontarsi con una persona, e quindi quel libro che io ce l'ho, quindi se diventerai editrice, cioè scusate, diventerai famosa, io poi quello metto su LinkedIn per fare un sacco di soldi con la cosa di romano. In realtà l'originale ce l'ho ancora io. No, ce l'ho io. Insomma, è diverso, ma perché ha dato ascolto? E è maturata anche, si vede che è maturata nel corso di questi due anni. Ma questo perché è anche stato possibile? Vado diciamo un po' al cuore del mio intervento, che diciamo ovviamente poi nel libro parleranno loro. Noi siamo una piccola realtà. Io non so in futuro quello che riserverà il futuro, cosa riserverà Giulia. Però le piccole realtà sono importanti. Le piccole realtà, le piccole associazioni del luogo sono importanti. Cioè oggi un mondo un po' globalizzato, dove tutto, no, tutto globalizzato, non si capisce più nulla. Una piccola realtà come la nostra, che collabora con l'Eti Web, collabora con il mondo reale, eccetera, dà la possibilità a qualcuno di emergere. Ma non emergere in quanto donna o in quanto ragazza, perché oggi diciamo questo qualunquismo che uno è bravo perché è giovane, o perché uno è bravo perché è donna, quindi no, dovesse essere difeso come se fosse una difesa del panda, ok? Uno è bravo, punto, ha le capacità, punto, è giovane, è bravo perché è giovane, cioè scusa, è bravo indipendentemente che è giovane, è donna, è bravo perché è donna, non è che deve essere difeso, bisogna darci l'opportunità. E in questo mondo globalizzato, questo mondo diciamo dove tutto conta il dio denaro, cioè contano le grandi case editrici, contano i grandi giornali, eccetera, il piccolo tende ad essere schiacciato, ma il piccolo è quello che dà l'opportunità a qualcuno di emergere. Ecco perché noi siamo estremamente, estremamente, estremamente orgogliosi di essere una casa editrice che nasce. Il primo lavoro è stato, vabbè, di Simone, che oltre diciamo vabbè essere di Sezze, ma anche raccontato una storia di Sezze, un incidente del lavoro. Il secondo è stato di Claudia Corbi, che è comunque analisi linguistica del dialetto setino, ok? E il terzo è stato quello di Giulia, ma già ce n'è stato 3-4 in via di preparazione. E questo per noi è un motivo d'orgoglio, uno che parte da zero nel giro di 2 anni riesce a fare queste cose qua, ma non soli, non solo, insieme, una squadra, ha creato un qualche cosa di importante. Dice il piccolo, sì vabbè, ma tu sai, questo piccolo dove va, no? Devi sempre andare sul grande, devi sempre pensare in grande. E io mi faccio una frase del Dalai Lama. Il Dalai Lama dice, se sei talmente piccolo, se sei piccolo e non credi di avere la forza di fare qualcosa, prova a dormire in una stanza con una zanzara. Ecco, noi siamo quella zanzarina, ok, che cerca di fare qualcosa per il nostro paese. Poi ovvio che noi faremo una promozione anche in altre parti, però il nostro contributo culturale eccetera lo vogliamo dare e lo diamo attivamente. Finisco con una dedica. Questo libro qua io personalmente lo voglio dedicare a una persona che non c'è più. Si chiama Gabriella, che insomma, e dice: si vive una volta solo e solo quella volta si è davvero immortali. Per me quella Gabriella è immortale come muore. E io ho conosciuto Giulia da piccola perché, ripeto, un discorso di famiglia, frequentavamo lì vicino e io me la ricordo questa piccola tutta bombuta, tutta così, e lei sarebbe stata, come dire, di una felicità enorme, di un'intelligenza pari alla sua umiltà enorme. Quindi questo è un lavoro che voglio dedicare a lei, che se lo merita tutto, e spero che vi piaccia. Spero ovviamente che Giulia riesca, come dire, nella sua voglia, nella sua determinazione di andare avanti. Sappi Giulia che per quanto ci riguarda saremo sempre dalla tua parte, noi tutti, ok, come squadra, non parlo di me, non parlo di me, ma tutti ci lavora, Silvana, Ilaria, che ha curato la locandina, Settimio, eccetera, siamo tutti con te, qualsiasi cosa noi siamo disposti. Io termino, vi ringrazio della folta partecipazione
E che vuol dire? Buona lettura. Mi aggancio a quello che ha detto Lida nel finale, ha detto che siamo pure parecchi, quindi insomma tutto le cose di diavolo ci pensavo una cosa proprio economica, però io volevo farvi ascoltare quello che ha da dire una persona alla quale io tengo molto, che conosco da un sacco di anni, anche troppi, con la quale diverse volte ci scorniamo. E quando Lidano mi ha accennato a quello che stava per succedere alla Contatto Edizioni con questa nuova avventura, ci siamo confrontati sul diciamo, il soggetto presente all'interno delle varie nostre associazioni da in qualche modo responsabilizzare. Poi l'Alberto che Lida è fantastica, però perché tu mi capisci proprio bene, e chiaramente c'è tutto spontaneo che è complicata la cosa. Donatella, perché quale persona è tra virgolette più complicata di te sotto questo punto di vista? No, so che lei pubblicamente ha fatto un grosso lavoro molto impegnativo, non solo dal punto di vista di tempo, ma anche dal punto di vista proprio psicologico, perché penso, credo, non ho mai fatto, non sia facile far coincidere il pensiero di una ragazza, a prescindere dall'età, di 18 anni o quello che sia, è una persona molto più grande con Donatella, quindi credo che quello tra virgolette possa essere anche un problema marginale, però il fatto delle sue idee, cercare di farle collidere con le tue, dando la tua esperienza, credo che sia stato dalle pagine del libro, secondo me, questo libro di Giulia, l'idea di Giulia, questo testo, però secondo me il contributo di Donatella ha più aiutato, non credo che abbia la mia. E anche capito insomma di chi si tratta, Donatella o meno. Allora, io non la conoscevo Giulia, a differenza di Lidano, insomma l'ho conosciuta quando Lidano mi ha proposto di lavorare a questo progetto. Il primo impatto è stato molto divertente, perché lei si è presentata dicendo, perché io ho detto Giulia, io ho iniziato a leggere questo libro, però non capivo bene una serie di cose, per cui ho detto a Lidano, incontriamoci con l'autrice perché insomma, la voglio conoscere questa ragazza. Quindi siamo conosciuti allo studio di Lidano e lei mi ha detto, cioè l'impatto è stato, io sono innamorata di James Joyce, che non è esattamente l'autore più semplice da leggere, soprattutto per una ragazza di 20 anni. Dice, conosci Ulisse di James Joyce? E io ho detto, sì, lo conosco, non l'avevo mai letto. E ho detto, io per me quello è il vero capolavoro della letteratura. Allora io, a casa poi, ho detto, vabbè, ce l'avevo l'Ulisse di James Joyce, ho detto, vabbè, leggiamoci l'Ulisse di James Joyce. Un libro, insomma. E ho pensato, se è complicato per me, che insomma studio letteratura, studio storia, leggo da sempre, insomma, leggere James Joyce, una ragazza di 18 anni, 20 anni, insomma, come ha fatto a leggere? In realtà lei è una grandissima pensatrice, questa cosa io l'ho scoperta poi conoscendola con il tempo, per cui inizialmente diciamo, mi sono concentrata sulla correzione degli errori, diciamo, del libro, quindi proprio di grammatica spicciola, diciamo. Però poi sono arrivata a un punto in cui mi sono bloccata e le ho detto, Giulia, guarda, secondo me conviene che noi ci incontriamo perché ci sono alcune cose di questo libro che io proprio non capisco. Quindi vediamoci in modo che tu mi spieghi esattamente e ci siamo viste. Da quel momento io mi sono innamorata di lei, perché lei è una persona, ha 20 anni, cioè a me questa cosa, io continuo a ripeterlo, perché a me questa cosa mi ha colpito molto. 20 anni, cioè abbiamo 20 anni di differenza di lei, eppure questo gap generazionale, diciamo, non si è mai sentito. Quindi mi sono proprio posta insieme a lei, su un piano alla pari. L'ho lasciata molto molto libera, perché non mi sarei mai permessa di modificarne lo stile, piuttosto che... Diciamo, abbiamo cercato di tagliare laddove anche lei era d'accordo nel tagliare, modificare alcuni passaggi per renderli più fluidi, quindi meno complicati,
E abbiamo cercato, insomma, di... ed è stato bellissimo. Cioè, il lavoro con lei è stato meraviglioso. Al di là del lavoro si è creata una bella amicizia, perché insomma, abbiamo trascorso tanto tempo insieme a parlare di tantissime cose, di libri che lei aveva letto, io no, e viceversa. Inizialmente è iniziato come un, diciamo, un confronto culturale sulle cose che ci appassionavano, quindi la letteratura, più che la letteratura, proprio la lettura. E poi è spaziato ed è diventata una bellissima amicizia. Questo non è un libro, diciamo, un romanzo classico, quindi ha una trama che non è esattamente una trama lineare, non è che non ha una trama, ce l'ha una trama, ma non è molto lineare. È un libro per pensatori, per persone che hanno una sensibilità tale da cogliere anche le sfumature delle singole parole. Io mi sono accorta leggendo il libro, rileggendo più volte, e alcuni passaggi particolarmente mi sono piaciuti particolarmente, lei sa poi quali sono i passaggi, insomma, io ho letto un passaggio in cui c'è, insomma, una situazione drammatica nel libro, e sono riuscita a percepire ogni singolo odore della stanza in cui si svolgeva la scena. Queste sono capacità che pochissime persone hanno, cioè saper descrivere anche i colori. Quindi la descrizione anche delle sfumature del cielo, piuttosto che della foglia, senti la foglia che cade, la calpesti e si sente lo spicchiolio della foglia, cioè queste sono cose che pochi scrittori riescono a trasmettere, che lei secondo me ci è riuscita, è stata molto brava in questo. Quindi poi leggendo diverse volte il libro ho capito che i personaggi non sono i reali protagonisti della vicenda. I protagonisti della vicenda sono le emozioni umane e le varie sfaccettature dell'anima di ognuno di noi. Quindi secondo me il libro ha, diciamo, una morale o comunque una spiegazione che sarà diversa per ciascuno di noi. Nessuno di noi vedrà la stessa cosa. Io ci ho visto, ho visto tante emozioni dentro il libro, tante sensazioni. E soprattutto ho colto la difficoltà che ha ogni essere umano di arrivare al raggiungimento di quel punto che tutti cerchiamo, che poi è un po' il quesito del libro e la soluzione del libro, e che è molto semplice da raggiungere, ma estremamente complicato per ciascuno di noi. Cioè, ragionandoci, sono dei punti. Massimo, no? della serenità umana, della felicità umana, non ci rendiamo conto che la raggiungiamo ma non l'apprezziamo. Lei è riuscita a raccontare questo e credo che sia stata veramente molto molto brava. Grazie a Donatella. La premessa che avevo fatto prima, però con una spiegazione dalle parole che diciamo, avevo proprio azzeccato, perché sono emozioni che in quel percorso che Donatella e Giulia hanno intrapreso insieme, sono proprio emozioni che si percepivano meno dal passaggio di Donatella che ho conosciuto oggi, quindi insomma questo tipo di raffronto non ce l'avevo. Tu tieni molto a che venga, diciamo, in qualche modo data la giusta importanza al fatto che poi cominciamo a scrivere questo libro a 16 anni e mezzo. Ora, non apro alcun tipo di parentesi per dirvi cosa facevo io a 16 anni e mezzo. Qualcuno di voi mi conosce, mi ricorda all'epoca, tu me l'hai ricordato, tu non faresti. Però per far capire anche che tipo di approccio bisogna avere ad una certa età per proprio mettersi a lavorare, perché questo poi io mi auguro che insomma per te possa anche diventare un lavoro. Ora, la domanda che voglio farti è molto semplice in questo senso. Chi te l'ha fatto? Come ti ha detto, si dice al momento di metterti a scrivere, perché poi a quell'età fondamentalmente alcune. Che è passato di genere, io a me è passato nel secolo scorso,
però insomma cerca, magari prova, sperimenta, invece ha deciso di scrivere questo libro che lo sta avanti per un anno e mezzo, perché lui ha 16 anni, arrivare alla conclusione a un anno e mezzo a fare la stessa cosa, io mi dimenticavo che non mangiavo a pranzo, quindi mi piace. Ma volevo sapere come te piace questa cosa. Cioè praticamente all'inizio era un po' un'idea confusa, diciamo, cioè un fantasma nella mia mente che diceva, ci avevo una storia in mente, però non sapevo come raccontarlo. Poi ho iniziato a scrivere piano piano, cioè è nato questo libro. Però la cosa strana, diciamo, è che la mia intenzione era dare una parola alle emozioni, sempre è stato questo tipo di libro. E ho capito che c'è appunto l'unico mezzo per descrivere le emozioni è la parola, però non è la parola in sé, più che altro è il significato che diamo alla parola. Perché alla fine una sola parola avrebbe dei significati, e proprio lo scopo del libro è quello di smascherare questi significati. E all'inizio ricordo che è stato difficile adattarlo a questo genere letterario, forse perché non avevo intenzione di adattarlo, e alla fine siamo giunti alla conclusione che fosse giusto adattarlo come romanzo filosofico, però pensando di bene credo questo tempo in Italia.
realtà solo una convenzione, magari gli avvenimenti, quello che accadeva in quel periodo poteva rifarsi benissimo nei sedi della protagonista, da vedere perché non è vero è casuale, però ci sta bene. Perché in realtà poi quello che succede tra virgolette la protagonista si trova in mezzo in alcune situazioni proprio delle rivolte studentesche e lei le vive in un determinato modo, poi insomma leggerete nel libro, che non hanno niente a che fare con la visione che ha uno studente di 18-20 anni rispetto a una rivolta studentesca, vanno molto più in profondità. Quindi diciamo che l'ambientazione è una bella ambientazione proprio per sviluppare il tipo di emozioni che lei voleva raccontare, quindi ci sta bene, insomma. No, il mio ovviamente non era un concetto per sottolineare che questo libro poteva essere ambientato durante il periodo delle guerre comuni, era solo per far capire che comunque il lettore non si sente in qualche modo con le rigorette spinto a leggere, oppure vada a leggere un approccio differente, perché qua in realtà si parla con la fine, con la storia della delle emozioni, della sostanza, quindi la faccio molto, si parla di emozioni senza di una sostanza, e quindi era la contestualizzazione della mia personale curiosità. Altra mia personale curiosità, volevo sapere quali sono state le... perché voi adesso quello che vedete è proprio così, è un libro stampato, editato, c'è il nome, c'è il logo della... volevo sapere quali sono state le difficoltà, se ci sono state le difficoltà durante la realizzazione, e come poi le affrontate. Il discorso che facevamo prima, la ragazza si rende in mezzo, che non c'è scrivere, dopo poco, non sul blocco dello scrittore, ma è brutta e noi non avremmo voluto beneficiare di questo livello del tempo. In verità non più di tanto, nel senso qualche blocco sì, ma col corpo di qualche giorno, nel senso non è che ho avuto il corpo dello scrittore. È stata una cosa scritta molto di getto, perché era un'idea che mi valeva anche con le mani in avanti, e alla fine scriverla è stata una cosa quasi di diavolo, non è un anno, un anno, però è stata una cosa quasi mediana. Poi le convenzioni, nel senso la scuola, queste cose magari hanno mancato non l'hanno aiutato a niente. Perché comunque mi tagliano molto di più, soprattutto perché la scuola di prima, i volanti, quindi mi hanno dato molto bene. Però poi ce l'ho fatta. Non sono stati molto particolari, magari la correzione è stato più difficile forse correggerlo che portarlo avanti nella stesura, perché anche io. Non è che tutti i giorni liberi del mondo, quindi insomma quando potevamo correggevamo i capitoli e poi lei a casa tornava a casa e sistemava, eccetera. Quindi il blocco è stato più quello, un po' la lungaggine per arrivare poi alla pubblicazione è stata più quella. Però è stato molto divertente. Sì, si vede la faccia del giugno. No, non è vero, dai, ci siamo divertite. Tu ne hai letti tanti, pure troppi in questo caso, e volevo un attimo farti per Giulia, se poi faccio finalmente il fatto della legge, volevo sapere, insomma, alla luce di questo lavoro, fatto a 20 anni, cioè, o meglio, è pubblicato a 20 anni, in realtà questo lavoro era tra i 16 e mezzo e 18, per Giulia non c'è, e dici se anche questo nuovo stile che Giulia in qualche modo ha. Poi non so, magari in Svizzera c'è uno dei cartoni, c'è qualcuno che scrive con Giulia, io però cioè, fino adesso a me non l'avevo presentato, quindi questa cosa insomma più ci tengo molto pure lo stile di Giulia. Allora, è uno stile molto particolare, perché è pieno di metafore. All'inizio io ho avuto difficoltà proprio per questo. Poi invece andando avanti nella lettura mi sono accorta che in realtà ogni metafora aveva un significato e uno scopo preciso. Alcune le abbiamo modificate, altre addirittura tolte, insomma, però è uno stile particolare sicuramente. Io ho letto tanto e continuo a leggere, ma perché a me piace moltissimo. Quindi leggo moltissimo e leggo qualunque tipo di qualunque genere.
Però questo tipo di libro, cioè un genere come questo, non l'avevo mai sperimentato, insomma, mi era capitato poche volte, magari avevo letto dei passaggi di alcuni libri che magari potevano farmi, possono farmi pensare al libro di Giulia, però un intero libro che parla di emozioni non l'avevo mai letto. E devo dire che, insomma, è stato difficoltoso all'inizio, fino a quando non sono entrata proprio dentro la vicenda e soprattutto non ho capito esattamente dove dovesse arrivare Giulia, e all'inizio sono stato complicato. Poi invece devo dire che io lo trovo molto 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 bello e significativo, ci sono dei passaggi che mi hanno colpito tantissimo e che mi hanno fatto molto molto emozionale. Uno in particolare mi ha ricordato un episodio della mia vita, un episodio che tutti possono vivere in realtà, che è la morte di mia madre. E lei ha raccontato la morte di uno di questi personaggi, i personaggi del libro, e raccontando quelle emozioni che viveva la protagonista in quel momento. Il libro è raccontato in prima persona, quindi è, diciamo, è questa ragazza che racconta in prima persona le proprie emozioni. E racconta anche, c'è un passaggio in cui racconta la morte della mamma. E io devo dire che mi sono molto stupita del fatto che una ragazza così giovane, che grazie a Dio non ha vissuto traumi così profondi, riuscisse a raccontare in maniera così limpida che quasi la vedevi veramente la scena e la sentivi. A me questa cosa ha colpito tantissimo e io mi ci sono rivista, cioè io ho rivissuto quelle sensazioni. In quel caso sensazioni negative, ma comunque emozioni, perché il libro parla di tutte le emozioni. Percepisci l'abbandono, percepisci il lutto, si percepisce il distacco, la felicità, la passione, la bellezza, cioè la meraviglia nei confronti del mondo, la disillusione, l'illusione, il sogno, il desiderio di arrivare a qualcosa, di costruirsi un futuro. Lei è riuscita a raccontarlo attraverso le parole che descrivevano però le sensazioni e le emozioni. Quindi il percorso di questa ragazza è raccontato attraverso una gigantesca metafora, che è tutto poi il racconto, una grossa metafora, una metafora sulla vita, ripeto, di ciascuno di noi. Quelle sono sensazioni descritte nel libro che tutti noi viviamo nella vita, chi prima, chi dopo, comunque le viviamo. E lei è riuscita a raccontare ogni singola sensazione ed emozione in maniera proprio, non lo so, fluida, limpida, e attraverso l'uso di metafore che a volte, insomma, sono state complicate. Poi lei ha fatto anche dei passaggi temporali, dei salti temporali nel libro, per cui il libro racconta anche del passato di questa ragazza, della sua relazione con il padre, appunto della morte della mamma, della passione per questo ragazzo. E quindi le vive tutte le sensazioni. Alla fine ha uno stile particolare che però, per quello che vuole raccontare il libro, è leggere la pagina 1, pagina 224, si
fa un'idea, poi può piacere o non piacere, ma sicuramente quando eri, quando lo stai scrivendo, in questo momento diventiamo scrittori, perché io c'ho una curriculum e lei oggi diventa scrittore, no, non riuscire a dire se diventa scritto, ci parliamo tra scrittori, quindi fate che non ci siamo. Quando lo stavi scrivendo, ti fregava, un termine a carico, di quello che la gente aveva percepito, o hai tirato dritta per la tua strada? Questa è una curiosità mia, perché proprio dopo del testo in qualche modo ti intimorito a leggere un tipo di libro del genere. No, io credo che la mia strada, perché cioè da qui ho tentato di materializzare le emozioni, cioè rendere concreto qualcosa di totalmente astratto, quindi non vorrei essere un libro. Sono partita con questa idea e l'ho portata alla fine. Era possibile secondo me. Alla fine della lettura, cosa ti aspetti dal lettore? Che tipo di reazione ti aspetti? Perché qualcuno poi questo libro lo leggerà e ha, non so, se devo fare, utilizzare la terra come punto di riferimento, la terra proprio domani va finito, per il suo modo di mangiare. Se parliamo di me, io fra 3 mesi magari l'ho finito, ma cosa ti aspetti? Che qualcuno ti fermi per strada e ti dica: Giulia, ho letto il tuo libro, ma lascia stare quello che ti interessa e quello che ti interessa dei loro commenti, però è giusto pure che qualcuno in qualche modo sappia cosa ti può chiedere, cosa non ti chiede. Io credo che sì. Secondo me questo voi non lo so. E qua a quel punto c'è già la risposta, giusto? Sì, credo di sì. Prova, perché c'è un po' di... c'è una Secondo me la risposta è... guarda, cioè guarda quello che hai dentro e trova la risposta dentro di te. Questa è bella. Guarda, andando a chiedere la domanda. Venite a chiedere a me, perché questo qui è un signor lavoro. Io continuo a chiamarlo lavoro perché secondo me, proprio non devo schiararmi, però insomma secondo me diciamo un paletto l'abbiamo messo, questo devo dire da 40enne, quasi 41 a 20 anni, un paletto l'hai messo, quindi mi auguro insomma che questa cosa poi insomma possa diventare più piace. Senti, durante la fase di lavorazione ti sei confrontata con qualcuno, qualche tua amica, qualche tuo amico, Francesco? No. No. Era una cosa proprio intima. Personale. Sì. E però dovrò quasi magari sottopongo all'attenzione di qualcuno perché magari. Sì, però secondo me se qualcuno l'avesse detto avrebbe detto un po' di prejudice, perché apparentemente è una storia. Non sarebbe mai arrivato nella fine, cioè ci sarebbe arrivato proprio per prejudizio. Quindi ho preferito finirlo, scrivere la sua posizione in quel significato e poi fargli leggere gli altri. Ha fatto bene, vabbè. Sì, assolutamente ha fatto bene. E io ho apprezzato tantissimo il fatto che lei si sia impegnata. Allora, secondo me ci sono alcuni autori, alcuni scrittori un po' presuntuosi, scrittori diciamo, di generi particolari, non parlo di romanzi, con trame lineari, in cui c'è una storia che inizia e finisce. Parlo di insomma, scritture magari che spaziano dal pensiero, alla filosofia, eccetera, che sono presuntuosi, cioè pretendono o non pretendono, diciamo, sperano che le persone capiscano ogni dettaglio di ciò che è scritto nel libro. Lei invece, io per quello che ho apprezzato molto di questo lavoro, è il fatto che lei alla fine del libro, del romanzo, in realtà spiega ogni cosa, facendo proprio dei punti in cui arriviamo a capire che anche il singolo nome scelto nel libro ha in realtà poi un significato. Cioè lei ha utilizzato dei nomi particolari, quando leggerete Juan, Fisagé, Tefé, cioè comunque sono dei nomi particolari, in realtà ognuno di questi nomi ha un significato. Quindi ogni personaggio, in realtà, così almeno come l'ho percepito io, rappresenta un'emozione. Quindi credo che fosse effettivamente complicato far leggere il libro
libro, diciamo all'inizio, magari non so, alcuni autori mandano una traccia all'editore: ho intenzione di scrivere questo tipo di libro, secondo te può funzionare? Se lei l'avesse fatto, l'editore ci avrebbe capito niente sostanzialmente, perché devi proprio leggere il libro nella sua interezza per poterlo poi effettivamente apprezzare. Quindi no, credo che abbia fatto bene come ha fatto. Tutto sommato. Sono contenta che comunque abbia accettato anche delle correzioni, perché molti non lo fanno. Lei invece ci siamo divertite insomma nel farlo, perché tante volte erano correzioni che ci hanno fatto pure insomma ridere, e, però insomma penso che abbia fatto bene poi lei a terminare il libro e a consegnarlo completo e, per essere guidato alla fine. Una delle tue preoccupazioni era che vado a fargli la maestrina con la penna rossa. All'inizio avevo paura, invece no, perché non ho fatto la maestrina con la penna rossa. Questa è una la differenza tra le grandi strutture del piccolo lavoro. Cioè, dalla piccola struttura poi c'è anche il rapporto umano, no? Sì. Perché poi è anche bello alla fine di tutto un percorso che nasce con un'amicizia. Di sentimenti, no? Di valori, eccetera, eccetera. Questo è anche possibile quando c'è una sinergia, non è più il rapporto tra il grande, è un rapporto sostanzialmente paritario. Poi ovvio uno deve essere, anche disposto a cercare la condizione, non è neanche semplice, uno scrive una cosa e essere giudicato, dice no, è sbagliato. Sì, questo lo puoi fare però se hai un rapporto poi che diventa personale. Certo. Quindi in quel caso però secondo me questa fortuna. Secondo me se lei avesse mandato un discorso alla Mondadori, no, sarebbe stato completamente diverso. Sì, no, assolutamente. Per come l'avevo letto all'inizio e per come. Assolutamente. Quindi può darsi pure che quella penna, che poi può piacere perché poi è sempre no, scrivere sembra soggettivo, però quella penna probabilmente avrebbe preso una strada diversa. Ora bisogna vedere se abbiamo messo una strada giusta o no, però sicuramente diversa, ecco, mettiamo così. Posso fare una domanda? Questo libro lei l'ha iniziato a 16 anni e mezzo e l'ha completato a 18, diciamo dall'inizio del percorso. Hai avuto bisogno di cambiare, rimodellare determinate situazioni o si è mantenuto così? Sì, inizialmente era un po' diverso, ma nel leggermente qualche capitolo qualcuno l'ho eliminato, qualcuno l'ho aggiunto. Però in sintesi è questo, dall'idea iniziale non è che sarà tanto veramente diverso di no. Io sono molto incuriosita invece dalla sua giovanità, no? Per quanto non si debbano fare delle categorie, però in genere noi tutti schematizziamo le persone a secondo appunto se sono giovani, vecchi, donne, e nelle categorie generali un giovane ha determinate caratteristiche. Quindi mi chiedo anche come lei come si percepisca con la sua giovane età e con questo spessore che mi sembra che già abbia nei confronti dei suoi coetanei, se riesce comunque ad Sì, io proprio.
all'università, tra virgolette, riesco ad adeguarmi in un certo senso, senza pregiudizi, senza. Perché loro hanno pregiudizi verso di me, per cui non avrei più verso di loro. E loro si adeguano? E questo non lo so. Bisogna chiedere a loro. Però è difficile. È una ventenne senza Facebook, il che è abbastanza insomma particolare, no, è oggi. E parlo non so, a Facebook come qualunque altro social network, cioè lei è atipica, e non è atipica in realtà, è perché è una ragazza normalissima, divertentissima, e intelligentissima, spiritosa, e che sia te, è anche una persona, noi siamo stati in viaggio insieme a marzo, siamo stati 10 giorni in Spagna, e noi, il mio marito e il fidanzato di Giulia. E ci siamo divertiti tantissimo, quindi è anche una persona accomodante, perché viaggiare 10 giorni itinerando per la Spagna, se non sei accomodante non stai bene, quindi insomma, però lei è una senza cellulare, per cui per contattarla devi fare segnali di fumo, perché non sai come contattarla, quindi chiami il ragazzo, ti prego, di a Giulia, che insomma, cose così. E lei però in questa situazione ci vive benissimo. E questo è l'importante. Ci vive benissimo, non si sente, cioè lei potrebbe, cosa le impedisce di avere, però non è una pensatrice, lei è una persona estremamente profonda secondo me, e una volta mi disse una cosa che mi ha molto colpito, e mi disse oggi le persone non pensano, e mi piacerebbe tanto invece che leggendo il mio libro pensassero. Questa è insomma una ragazza molto giovane che pensa questo, a me ha colpito molto questa cosa, anche a me, la sua giovane età, mi ha colpito molto. Mi colpisce perché, essendo stata insegnante, cioè uno ce l'ha avuti i ragazzi delle varie età e poi li ho visti anche invece, è difficile trovare certe cioè, sì. Tipologie. Sì. Bello che ci siano però, non male. Come no? Posso dire una cosa? Allora, io sono stata l'insegnante di Giulia alla scuola moderna. Intanto Giulia faceva amicizia con due o tre bambine massimo, l'altra era l'altra Giulia, lo sai chi. Normalmente stava a fianco a me. Quando faceva i disegni, la pagina strapiena. Tutti i personaggi dei disegni pensavano, c'avevano la nuvoletta e c'avevano le scarabocchie che non sapeva scrivere, però pensavano, cioè lasciavano intuire che quei personaggi del disegno pensassero. Quindi io poi avevo trovato la strada, perché le insegnanti trovano sempre la strada per arrivare a. Oh, quindi a farla inserire, perché non è stato facile, cioè lei cercava di avere contatto fisico, di stare vicino all'insegnante, quindi per stare con gli altri si doveva sbirciare dall'insegnante, però i disegni erano tutto un programma, quindi quando ho sentito dire che Giulia avesse scritto un libro, io non sono più meravigliata di la vita. Per farvi capire molto più praticamente quello che tipo di persona sia Giulia, di solito quando si organizzano queste cose uno tende a mettere a proprio, perché io, cioè, a parte giustamente c'hai, cioè questo atteggiamento di come papà, perché ho 20 anni, no, non c'è nemmeno un rovescio della medaglia di quello che si faceva con quelle persone che magari non conosco. Qualcuno l'ha detto, qualche parte si può fare, quindi fatto il tuo approccio, però di solito quando si fanno queste cose uno cerca di farti mettere la sua agio dicendo in questo caso è Giulia, ci organizziamo, prepariamo un po' di domande, quello che puoi sentirti chiedere e soprattutto quello di cui tu puoi parlare. La risposta che mi ha dato Giulia, che mi ha fatto infatti compensare pure a come ero io a 20 anni, mi ha detto no, cioè improvvisiamo improvvisare, non così, cioè nel senso vediamo quello che esce fuori, diciamo quello che fa capire che tipo di sensibilità ha rispetto anche a cose molto pratiche che magari ci hanno fatto parlare, si è sistemato un'ora e mezza, ma invece siamo già a 40 minuti e stiamo, da quando ci siamo detti tutti.
Questo però è proprio anche per ringraziare Nena, che fa parte di una generazione di insegnanti che normalmente, se vedevo un disegno del genere, dicevo 4. E invece non mi ha detto Don Filomena, super bravo con 5 stelle. Perché poi era incentivati con un altro disegno a prendere la stella in più. Questa è pedagogia. No, questo è il senso di fare le cose con il cuore. Senti, già questa parte per far capire pure agli amici che leggeranno il tuo libro che cosa, quali sono le domande classiche da libro fatta a una persona, a una scrittrice famosa, quali sono le sue influenze? Già questa parte, che cosa ti piace leggere quando c'è tempo di leggere? Un scrittore critico, che sto e mi capita di leggere infatti un po' di cacca perché c'è così le capiamo, diciamo, che è quello dell'allegoria del vuoto, nel senso che rappresenta, c'è una metafora ma in realtà non significa niente, questo è l'opposto, però si basa sempre sulla metafora, sempre sull'allegoria, su qualcosa che significa, non si sa che cosa significa, quindi da una parte cacca. Però influenze, perché ho iniziato a leggerlo dopo questa idea, quindi forse si è influenzata, da una parte sono stato, però successivamente, in seguito a vedere. Domanderebbe invece a chi suggerirebbe di leggere questo libro? Secondo me può leggerlo chiunque, nel senso non ha una fascia d'età adatta o meno adatta. Diciamo che è importante leggerlo con lo spirito, con lo stato d'animo giusto e sicuramente è adatto alle persone che hanno una spiccata sensibilità nei confronti delle emozioni. Io ce l'ho perché piango pure se vedo, cioè piango in qualunque circostanza, quindi non so, piango anche davanti a una pubblicità tante volte, quindi insomma, però credo che non abbia una fascia d'età adatta. Sarebbe bello che lo leggessero, non dico da 0 a 80 anni come Harry Potter, perché insomma. Però insomma credo che sia adatto un pochino a tutti, non ha una fascia d'età specifica. Ci ha messo un anno e mezzo a completarlo, poi c'è stato il lavoro che ha fatto con Donatella, l'attesa, un processo di impaginazione che si racconta che è stato anche abbastanza lungo e complicato, perché non è facile impaginare. I tempi tecnici della tipografia e poi un bel giorno qualcuno l'ha portato dentro uno scatolone, penso, questi libri. No, qualcuno ha portato prima la stampa sbagliata, poi ma corretta, io ho ancora quella sbagliata. Ora, io vorrei chiederti se giustamente ne è parsa la pena, ma chiaramente mi dirai sì, perché stai davanti al pubblico. No, volevo sapere se nella tua testa c'è idea di una di più di uno più prodotti. Sì. Veramente fatto una commessa. Cioè scrivere un libro che si può. Per adesso sto aspettando i 59 minuti. Abbassare questa soglia per arrivare a 18 ore, perché il bravo, lei detta a voi, poi gli andava a presto. Quindi ci sono già altre idee per altri lavori. Questo è un'altra, poi è complicato quella. No, questo per far capire pure che quando uno decide di scrivere un libro, a parte la credo, ti parla l'enfasi iniziale, quindi no, a stare una notte davanti al computer a scrivere, a pensare, poi in realtà ci sono dei problemi,
proprio pratici, reali, che in qualche modo fanno nel ritratto di chi me l'ha fatto fare, però poi i risultati che vengono. Senti, da un punto di vista editoriale, Presidente della Contatto, altra iniziativa importante, ce ne sono alcune. Volevo che ribadissi quel concetto dell'aiuto che si dà al paese. Perché io ritorno un attimo sul punto, no? Ci abbiamo immagino le punte. Immaginate questa cosa qui. Allora, una ragazza brava, può essere più brava del mondo, messa in un punto dove non ha un punto di riferimento. Probabilmente la sua bravura non sarebbe mai stata scoperta, o doveva essere particolarmente fortunata ad essere scoperta. Perché? Perché quando diciamo, le cose sono troppo grandi, quando si vedono, diciamo, si guarda diciamo, la vita in una prospettiva troppo grande, ci si pure perde a un certo punto, no? Ok? Le piccole realtà, le piccole, che contributo danno? Danno un contributo che una certa discussione la puoi fare per strada. Ecco, Paola che parlava con Giulia, io che parlo con Donatella, queste cose qui sono le piccole realtà, solo le piccole realtà riescono a far emergere alcuni aspetti, o meglio, danno qualche possibilità in più a qualcuno di emergere. E secondo me le piccole realtà devono essere difese prima di tutto dalle persone dove queste realtà ci sono. Mi spiego. Immaginate una cosa, immaginate un'informazione. L'informazione su Sezze, chi ve la dà? Il Corriere della Sera? Ve la dà, che ne so, Repubblica, dico quelli un po' più famosi. Ve le danno le piccole testate locali, penso al Mondo Reale, no? Cioè quelle piccole realtà locali della zona che per esempio fanno sapere, ecco, per esempio Irene, che la settimana scorsa, due settimane fa, senza aver vinto il campionato di pallavolo, per esempio, no? Probabilmente quella notizia voi non avreste mai avuto la possibilità di leggerla da nessuna parte. Questa è la piccola realtà, il contributo che si dà è un contributo, diciamo sì, ok, questo è un momento anche di socializzazione, no? Perché semmai vedi quella persona che non vedevi da tanto tempo, ci scambi due chiacchiere, eccetera. Ma è un contributo che ti fa crescere il paese sia in termini, come dire, culturali, ma uno spera pure in termini economici, cioè Giulia diventa una brava scrittrice, quindi va oltre il paese in cui vivi. Oggi anche con l'era digitale prendi il cellulare, vai su Amazon, puoi acquistare il libro piuttosto che su IBS, piuttosto che online. E sono soldi che per esempio un americano, un francese, eccetera, può portare direttamente qui, in questa zona. E sono ipotesi, 12 euro che uno spende qui. Queste cose qui sono le piccole realtà locali che le danno, non lo danno le grandi. Quindi dovrebbe esserci proprio, come dire, una legge che tuteli il piccolo. Non so chi diceva piccolo e bello, non ricordo. Però in realtà è così. Poi noi, il nostro progetto è che l'unione fa la forza, ok? Non siamo dei moschettieri più tartagnani, no? E siamo tante piccole realtà che cercano di cooperare. Dopo me, i piccoli artigiani cercavano di cooperare, di fare qualcosa quando scoppiò la rivoluzione industriale. Quando scoppiò la rivoluzione industriale, vennero le grandi industrie, le grandi società, le prime internazionali che hanno spianato completamente le realtà locali. Internet che cosa ha fatto? Ha spianato le piccole realtà locali. Noi siamo, diciamo, una difesa. Non vuol dire che io sono contro o siamo contro quel tipo di cose, nel modo più assoluto. Ma la difesa del territorio, ecco, c'è Costantina, il territorio delle meraviglie, no? Cioè la difesa di queste piccole realtà locali pensa che sia un obbligo istituzionale.
siccome stai fuori le istituzioni, un obbligo, come dire, morale per chi vuole fare qualche cosa per il proprio, per il proprio, per il proprio paese. E questo è un po' diciamo, il concetto che tendo un po' a ribadire. Poi ovviamente andare in Francia, tutto questo, perché non è, conta solo la storia locale, conta anche la persona. E soprattutto oggi, Donatella diceva, Giulia non ha Facebook. Vabbè, ok, Facebook per esempio io non, anzi, lo uso parecchio, eccetera. Ma bisogna pure ripartire un po' anche da un discorso, un rapporto un po' personale. Ok? Momenti come questi sono belli, perché eventualmente una discussione su questo, su Facebook o qualsiasi altro storia, non lo so, non sarebbe stata del tutto impossibile, oppure non capita, perché anche è difficile scrivere con il dito, no? il tuo pensiero. Cioè io ho difficoltà a scriverlo con la tastiera, con un dito poi mi è praticamente impossibile. Quindi le piccole persone, le piccole realtà locali danno la possibilità di far incontrare delle persone e solo il loro pensiero, in modo tale che quando finisce la presentazione del libro o qualsiasi altro evento, uno è più pensare, è stimolato il pensiero, è stimolato quella nuvoletta che Filomena diceva, no? Cioè è un disegno, noi siamo un disegno fatto da un bambino e abbiamo aggiunto una nuvoletta in cui ognuno la riempirà con le lettere, come dire, con lettere, quindi parole e frasi che più ritiene opportuno. Questo è il compito che ci siamo dati in questi anni. Sono, come dire, felicissimo, perché vi assicuro che non è neanche semplice lavorare, avere la famiglia e curare pure degli aspetti burocratico, come dire, di promozione, fai questo, fai quello, sempre ti fa la locandina, ringrazio Ilaria, ne approfitto. Non è facile tagliarsi quei due minuti, e lo fai per cosa? Non c'è nessuno che ti paga, lo fai perché te lo senti dentro, perché vuoi dare un contributo. E se tutti dessimo a modo, ognuno a modo proprio, anche non buttare una carta per terra, vuol dire non dare un piccolo contributo al tuo paese. Noi cerchiamo di farlo in un modo, c'è chi lo fa in un altro. E soprattutto la cosa è termine, la cosa importante, e ritorno proprio dall'inizio, cioè faccio un volo quintalico assoluto, questo è solo possibile nelle piccole realtà, perché solo attraverso la conoscenza, lo scambio di idee, il fatto che io ho il contatto fisico con Giulia, con Simone, con Donatella, con Silvana, con Sintia, cioè, lo puoi fare. Quindi è una legittima difesa rispetto a una tendenza mondiale che tende ad assimilare un po' tutto quanto. Quindi diciamo che non andiamo in caccia, però siamo andando in legittima difesa e nessuno ci mette, diciamo, c'è una norma penale che ci unisce fino ad oggi. Okay. E termino solo con una cosa, Giulia, tu quando mi dicevi qual era il pensiero d'africano, l'africano? Okay. Sembra quasi, no, sembra una battuta, sembra quasi che dovresti fare la commercialista, perché tu leggi come la norma fiscale, la leggi o non la capisci, ma che cosa hai voluto dire? Quindi chi fa economia e commercio e comunque vuole fare il commercialista, ecco, questo è un topo, come se è un topo, è come se dovessi leggere le leggi che ci stanno in Italia. Anche perché lo sai qual è anche un altro problema? È il modo di scriversi. Guardate che l'editoria può aiutare molto, al di là del piccolo, al di là della battuta, al di là di tutto, è importante anche perché il saper scrivere, cioè quando una legge non è chiara, è scritta male, cioè io volevo dire una cosa, però la scrivo con i piedi, sostanzialmente succede che una persona la interpreta talmente male che fa l'opposto di quello che io volevo fare. E guardate che il livello si è passato talmente tanto, si è passato talmente tanto, che il fatto di incentivare una penna, il fatto di incentivare un pensiero, perché poi il pensiero deve essere pure scritto, perché io posso avere, io per esempio sono uno che non sa scrivere, o meglio, so che A si scrive con l'H e senza H, però per dire, è importante la linguistica,
è troppo importante. E diciamo, nel piccolo bisogna aiutarlo, altrimenti creiamo dei mostri. Abbiamo una domanda. Sì, allora, quando ci abbiamo preso il libro, la mia risposta iniziale è stata che fosse mancato dalla realtà, e volevo chiedere quanto ci fosse di autobiografico nella storia. Secondo me, quando una persona scrive, cioè, è inevitabile sapere se stesso. Quindi, anche se tu, che ne so, parli di un libro quanto, scrivi un libro quanto, un libro staccato completamente dalla realtà, comunque parla di me. Quindi, parla di me, anche se non sei. Quindi un po' di sei medesimato. Sì, sì, c'è un po' di Giulia. Certo, per forza. Un po' della vecchia. Ma io vorrei anche dire. Io in realtà ho tante considerazioni. Due in particolare, però. Una sullo stile, no, che hai usato. Quindi tu un. Però non c'è una trama lineare, okay? Non ci sono dei protagonisti con delle storie, no? Che magari si intrecciano, eccetera, potevo leggere ovviamente. Tu dai voce alle emozioni, che è una cosa impossibile da raccontare, che le emozioni di per sé, come le descrivi? Con la metafora. È l'unico modo, perché le emozioni non hanno voce, non hanno parole, soltanto con la metafora ci riesci. Ed è un'idea secondo me vincente. La seconda considerazione, questa che la chat che stavi facendo tu, no? Quanto c'è comunque di personale, di vissuto in quello che dici. Ora, Donatella diceva che tante delle cose che tu comunque hai descritto, delle emozioni, grazie a Dio non le hai vissute personalmente, ok? Come fai a raccontarle? Con la tua grandissima capacità di immedesimarti. Io ti ho conosciuto per un pezzetto piccolino e tu hai un'empatia spiccatissima. E sei la dimostrazione del fatto che non è vero che per capire le persone o una persona che compie una determinazione, agisce in un certo modo, tu debba aver vissuto quella cosa, non so. Dico l'esempio più banale, hai drogato, lo capisci, se pure tu... No, basta l'empatia, la capacità di mettersi nei panni. E io spero che le persone che ho presa apprezzino fino in fondo questo libro, perché secondo me quella l'introspezione e l'immedesimazione dell'altro è un allenamento che dovremmo fare tutti. Ci renderebbe tutti molto più pacifici, più chiuso e aperti, comprensivi, accoglienti. Quindi il libro probabilmente sarà molto bello perché si sono trovati molto bene, perché non è la anche lei è una persona che si è fortemente dal profumo semplice che si sente nell'aria al rumore dell'acqua del mare, quindi è sorprendente, si sono trovati prima dell'autorizzazione del libro, le faccio un video e vi do un paio di vedete, mi permetto di ringraziare il responsabile, il presidente, il direttivo e il pericoloso, il signor Brandolini, che sta facendo le riprese. Lunedì andranno sul canale di Mondo Reale con tanto di mia caduta, quindi mi aspetto. Poi volevo ringraziare Sequana Martino, che è la nostra collaboratrice, che oggi ci ha fatto alcune foto e che scriverà l'articolo di questo posto di questa manifestazione. Grazie di parte. Ma io in conclusione volevo
conclusione vorrei ringraziare due persone che non abbiamo nominato, che sono mio marito Alberto e Francesco, che è il fidanzato di Giulia, perché hanno avuto una pazienza incredibile in questo percorso e anzi alla fine sono diventati amici, molto amici, e ci hanno aiutato tantissimo appoggiando sempre Francesco, soprattutto io veramente chapeau, dico un ragazzo così giovane e appoggi in maniera così spontanea e bella e sentita e veramente la incoraggia moltissimo la ragazza. Io ho apprezzato tantissimo in questo percorso, ho apprezzato moltissimo Francesco, e quindi un applauso per lui.